Un percorso espositivo dedicato a Luisa Conte, esemplare interprete del teatro napoletano di tradizione che recitò fra gli altri con Edoardo De Filippo, Pietro De Vico e Nino Taranto. La mostra Luisa Conte, la regina del teatro San Nazaro, presentata al Maschio Angioino, è allestita nella sala dell'Armeria fino al 27 settembre. Io sono entrato a far parte della compagnia di Luisa Conte nel 1982 dopo aver fatto tantissimo cinema. È andato via Nino Taranto e io ho preso il posto suo, sono diventato il suo, diciamo così, primo attore, la sua spalla, la sua tutto. Lei mi guardò un giorno e disse: tu, figlio mio, non ti puzzarrai mai di fame. Sono molto molto contento di aver lavorato con questa signora che mi ha insegnato, oltre a stare in scena sul palcoscenico, sulle tavole del palcoscenico, mi ha insegnato come si vive il palcoscenico, come si vive il dietro le quinte e come si vive il camerino. Nel 1971 l'attrice napoletana rilanciò dopo un lungo periodo di decadenza lo storico teatro San Nazaro di Via Chiaia, dove un tempo avevano recitato Eleonora Duse e Sara Bernard, per mettere in scena accanto ai classici come Petito e Viviani i giovani autori della commedia popolare. Lei era di una straordinaria bravura, per me un'attrice a tutto tondo, drammatica, comica, ma versatile esageratamente. C'è stata una collaborazione straordinaria tra di noi, c'era un'intesa in scena e lei lo diceva sempre: io e te possiamo non avere il copione e andiamo avanti per una vita. Lei è stata anche molto attenta per la nuova drammaturgia e lesse dei testi di Moscato, tra cui Bordello di mare con Città, e lei ne rimase affascinata, al punto che chiese a Enzo, disse: ma tu dove hai preso ispirazione per questo personaggio, in particolare Assunta? E Enzo tranquillamente: lei per me è stata una fonte di ispirazione, tant'è vero, per me Assunta è lei. Patrocinata dal Comune di Napoli, la mostra è curata dall'attrice Lara Sansone, nipote di Luisa Conte. Era doverosa da parte di noi del Teatro San Nazaro tributarle un omaggio, abbiamo deciso di farlo cominciando con una mostra dedicata a lei e ringraziamo il Sindaco di Napoli per averci permesso di portare questa installazione all'interno del Maschio Angioino nella Sala dell'Armeria, dove resterà fino al 27 settembre. In mostra abiti, curiosità, copioni di scena, bauli di scena, il camerino, le testimonianze di chi l'ha conosciuta, chi l'ha amata e chi in qualche modo l'ha accompagnata in questo meraviglioso percorso teatrale. Parlare di Luisa Conte e parlare del grande teatro di tradizione, vi aspettiamo tutti e questo sarà un anno per il Teatro San Nazaro particolarissimo perché idealmente dedicato tutto alla sua fondatrice, di cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa e i 100 dalla nascita. Luisa Conte è stata veramente una grande ambasciatrice di Napoli e tutti la ricordano anche se diciamo è passato tempo dalla sua scomparsa, la ricordano con grande amore, con grande rispetto. La sua capacità di unire tante parti della nostra città rappresentano un valore grande che noi ricordiamo proprio con questo museo e anche con questa celebrazione che mi sembra veramente dovuta.